La Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Tante le comunità coinvolte quest'anno in un'edizione del Presepe Vivente giunta alla sua 73esima edizione, caratterizzata dal gemellaggio tra Rivisondoli e la città di Roseto, il mare e la montagna che si abbracciano in una gioiosa fraternità, in uno scambio di tradizioni, nonché in un inno alla pace nel mondo, ciò per rafforzare il legame tra costa ed aree interne, progetto avviato lo scorso anno con la città di Atri. Il santo sacrificio viene celebrato sopra la mangiatoia e Francesco canta il Santo Vangelo, predica al popolo e parla della nascita del re povero. L'anima mia magnifica il Signore. Che sensazione ha provato? Molto forte, all'inizio un po' di panico c'è sempre stato, però alla fine è una bellissima esperienza. Che ricordo avrai di questa manifestazione? È molto forte perché comunque tenere in braccio un bambino così piccolo è sempre un'emozione forte, bella. Veramente mi sento commosso, emozionato e felice perché rappresentare la Natività, rappresentare San Giuseppe per me è stato ed è un grosso onore. È sempre una grande emozione. Sì, veramente tante, come dicevo sono emozionatissimo e veramente grazie Don Daniel, grazie a Massimo Francesco, grazie a Rivisondoli, grazie alla preziosissima e simpaticissima donna, Bambinello, voi tutti, veramente contentissimo di questa bella cosa. Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore. Una bellissima atmosfera, è sempre bello ritrovarci qui per vedere questo magnifico spettacolo. Quest'anno non vedevamo l'ora di portare anche i nostri bambini. È bellissimo, perché io sono nata qui a Castel di Sangro e l'ho visto parecchie volte, però è sempre bello vederlo. Bello, bello. Da dove viene lei, signora? Da Castel di Sangro. Quindi di casa? Sì, sì, sì. Giochiamo in casa, giochiamo. Una bellissima emozione, direi. Rappresenta quella che è l'evidenza del Natale e della Natività. Una grossa partecipazione come sempre. Sì, sì, è un gesto molto sentito, vengono da ogni parte. Beh, che è una manifestazione bellissima che non si è persa nel corso degli anni perché essendo arrivata alla 73esima edizione penso che sia una cosa molto importante e molto bella, è una tradizione sentita, da mantenere soprattutto sentita, e invitare chi non l'ha mai vista a venirla a vedere. Un fiore all'occhiello per l'Abruzzo e per Rivisondoli. Ma sì, il presepe vivente Rivisondoli che è il presepe più antico d'Italia dopo quello di Greccio, che è dal 1951 che si svolge qui su questa piana, è ormai rinomato come presepe e invito tutti comunque a venirlo a vedere i prossimi anni, si disputa sempre il 5 gennaio alle ore 18 e quindi invito tutti a venirlo a vedere almeno una volta nella vita, va visto il presepe di Rivisondoli.